passo per la terza. Facciamo un ripasso, io sento un ripasso, diciamo, riprendiamo questa roba. Voce per la telecamera. Yes. Allora, ripasso e poi alcune cose le rivediamo, perché in realtà a questo punto sarebbe quasi finita la faccenda, salvo che ci si comincia a fare cose divertenti. Ma il ripasso è, abbiamo visto la parte cinematica di tutta questa storia, no? Spazio-tempo, le trasformazioni, le nuove trasformazioni, le conseguenze. Poi, molto al volo, e abbiamo visto pure, sempre rimanendo nella parte spazio-temporale, che mentre in fisica classica, diciamo, uno ha due oggetti separati che sono gli intervalli spaziali, le lunghezze, e gli intervalli temporali, le durate, che da soli sono tutti e due invarianti, questo non è più vero nello spazio-tempo e la relatività, ma mischiando opportunamente lunghezze spaziali e lunghezze temporali ci si fa una cosa che abbiamo scritto l'altra volta, che è l'intervallo spazio-temporale invariante relativistico, che è quella cosa che il cui significato fisico poi significa che se due eventi sono uno causa dell'altro, questa proprietà vale per tutti gli osservatori, e questo ci metteranno in pace. Poi abbiamo visto, passando dalla cinematica alla dinamica, molto rapidamente, ma solo per ricordare l'idea, abbiamo provato a dire che sia in meccanica classica si definiscono le grandezze dinamiche, che sono queste, quantità di moto e energia, in quel modo lì, perché solo se le scrivo in quel modo lì valgono per queste grandezze delle leggi di conservazione che abbiamo provato a vedere in modo più o meno convincente, sono legate alle proprietà di trasformazione, simmetria, insomma le caratteristiche separatamente dello spazio e del tempo. Quindi la quantità di moto classica è quella cosa che è fatta così come è fatta perché è associata a come è fatto lo spazio classico, diciamo. E l'energia classica è quella cosa che è fatta così come è fatta perché è associata a come è fatto il tempo della meccanica classica. Allora, filo conduttore quando si passa dalla dinamica in relatività è seguire questa traccia. Siccome però abbiamo cambiato lo spazio e il tempo, le nuove grandezze dinamiche in relatività, che sono ancora la quantità di moto relativistica e l'energia in relatività, dovremmo scriverle, avranno un'espressione diversa da quella che avevano in meccanica classica, perché devono essere compatibili con le proprietà nuove del nuovo spazio e del nuovo tempo che ci siamo costruiti. D'accordo? E suggerimento ulteriore che ci ha un po' guidato nello scrivere alla fine questa tabella che vediamo qua sopra. Come abbiamo imparato in spazio e tempo, in relatività, spazio e tempo stanno assieme, bisogna mischiarli insieme per farci un invariante, così l'idea è, anche con le grandezze dinamiche, forse una strada da seguire, un'indicazione può essere che una volta definite come sono fatte le nuove grandezze, si potranno combinare tra loro grandezze dinamiche di tipo spazio e grandezze dinamiche di tipo tempo, per farci l'invariante dinamico della relatività. Il risultato di questa mancinata è stato, adesso magari rivediamo qualcosa, che mentre queste sono allora le relazioni della fisica classica, quando uno va a descrivere opportunamente i conti non li abbiamo fatti, ma insomma non sono più essenziali, l'importante è che alla fine, quando uno scrive le cose in meccanica e relativistica, la nuova forma della quantità di moto è questa. Quindi è ancora massa per la velocità, ma c'è un fattore correttivo che è sempre il solito gamma che sappiamo come è fatto. Dove adesso questo gamma qui, scusate, è importante, si scrive 1 diviso radice di 1 meno v quadro, cioè questa v qua su c quadro. L'energia si scrive così e questa diventa la relazione in relatività fra energia e quantità di moto, perché per i moduli normalmente non
fare questa telecamera. Dopodiché abbiamo visto che questa ovviamente si può scrivere anche in questo modo, questa è un'identità semplicemente, come dire, qui c'è, come dire, un pezzo che non dipende dalla velocità, mc quadro è quello che è, insomma, più un pezzo che, siccome gamma è sempre maggiore di 1, a meno che il corpo non stia fermo, ma se no sia pure di poco è maggiore di 1, quindi questo è un pezzo che dipende dalla velocità e quindi è l'energia cinetica, che poi abbiamo visto quando abbiamo costruito sta roba, che se prendo piccoli valori della velocità questo diventa proprio un mezzo mv quadro, e quindi ritorno alla scrittura classica, sono tutto contento, così come a basse velocità questo è circa 1 e questo diventa di nuovo mv. Quindi vale sempre il principio, a basse velocità, cioè per v molto minore di c, riottengo la fisica classica, insomma, di là da me. Vabbè, eravamo arrivati fino a qua, mi pare, più o meno. Stavo cominciando a fare un po' di discorsi, adesso li vediamo. Allora, intanto una cosa che forse vale la pena di dire, così se uno capisce, se non altro, perché questa, diciamo, ve l'ho detta, ve l'ho buttata lì giù da autorità in qualche modo, no? Se uno se fa i conti si vede che, però si capisce, si può provare a capire perché ci va fatta questa correzione. Provo a farvi vedere questo, perché che cosa dovrei fare per verificare quando abbiamo costruito la quantità di moto in fisica classica? Studiamo molto, cambiamo sistema di riferimento, andiamo a vedere l'ultimo del sistema di riferimento più intelligente, lì si vede per ragioni, per buoni motivi, deve essere valida una certa proprietà, questa proprietà poi risulta soddisfatta anche in tutti gli altri misteri, l'abbiamo fatto, funziona così, benissimo. Allora, dovrei fare la stessa cosa con un urto ad alta velocità stavolta, e vedere, usando le trasformazioni non di Galilei, ma le trasformazioni di Lorentz, come è fatta la cosa. E se ci pensate un attimo, quello che succede, questo si può vedere, immaginate adesso un urto a due dimensioni stavolta, no? Cioè due particelle, zaccheri che vengono così, escono fuori, esce fuori un papocchio di qualche tipo. Allora, se mi sposto in un altro sistema di riferimento in moto rispetto a questo, ovviamente per calcolare le componenti X di questa roba dovrò usare la trasformazione di Lorentz, tutte quelle cose là. Nella direzione perpendicolare, la direzione Y, per esempio, lì non cambia niente, perché il moto si fa sentire solo lungo la direzione, gli effetti della trasformazione coinvolgono il moto relativo che è lungo l'asse X, le componenti di velocità lungo Y non gli fanno baffo. Però questo, mentre questo è vero nello spazio-tempo della meccanica classica, perché le trasformazioni di Galileo scritte tutte quante sono fatte così, la X cambia, no? Quelle perpendicolari non cambiano, il tempo non cambia, e quindi quando passo da un sistema di riferimento all'altro le componenti Y della velocità, che sono degli delta Y diviso delta T, rimangono uguali, perché delta Y è uguale a delta Y primo, delta T uguale a delta T primo, quindi ovviamente rimangono uguali. Quando faccio questo giochino con le trasformazioni di Lorentz, questo non è più vero, T primo non è più uguale a T, T primo è quella porcheria che sappiamo, gamma, vero, bla 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 bla, vero, no, è complicato. E allora quando prendo le componenti perpendicolari di velocità cambiano pure quelle, perché y rimane uguale, non gli succede niente, ma il tempo cambia, e quindi delta y su delta t non è uguale a delta y primo su delta t primo. E allora questo mi crea il fatto che non vanno bene le cose. Per aggiustare tutto basta ricordarsi che delta t primo è uguale a gamma per delta t, e quindi per far tornare i conti si devo infilare dentro sto gamma, perché a questo punto mi riporto a un delta y su delta t uguale a quello di prima, quindi di mezzo, e così adesso di fare la cosa personale, per questo è la ragione. Non è tanto per fare il conto, anche se questo è l'idea, insomma, ma per dire che, quindi, vedete, quello che succede è che quando passo da qua a qua, che analogamente succede per l'energia, io che sto, diciamo, in meccanica classica, come funziona il giocherello? Io sto dicendo che ho inventato una grandezza che mi dice, poi quel termine antico storico del 600, la quantità di movimento, la quantità di moto, no? Che c'è un corpo che si muove, e che è fatta di due pezzi,
un pezzo che mi dice, come dire, quanta roba c'è dentro sto corpo, va bene? Un pezzo di piombo è una cosa e la pallina di carta è un'altra, sono cose diverse. E poi un pezzo che mi dice come questo corpo si muove nello spazio e nel tempo di cui sto discutendo, d'accordo? Quando passo alla relatività, la quantità di moto è ancora un pezzo che dipende dal corpo, è un pezzo che dipende dallo spazio-tempo. Ma il pezzo nuovo che ci devo aggiungere è questo. Ma perché ce lo devo aggiungere? Che cos'è che ho cambiato passando dalla fisica classica alla fisica relativistica? Ho cambiato i corpi che si muovono o lo spazio-tempo in cui si muovono? Lo spazio-tempo, loro sono rimasti loro, l'elettrone e il coraccio è rimasto un elettrone, questo è quello che è. Solo che si muove in un ambiente diverso. Allora, concettualmente, questo gamma sta appiccicato a M o sta appiccicato a V? A V. Quindi dire che questa roba si chiama massa relativistica è una bestemmia concettuale. Non esiste la massa relativistica. Esiste la massa che rimane quella, coraccia. Esiste il fatto che le masse si muovono in uno spazio-tempo che è diverso e quindi dobbiamo modificare la parte spazio-temporale delle grandezze dinamiche. La massa poverina resta lei, tranquilla. Benissimo. Con la novità che quando la scrivo così compare questo nuovo pezzo, siamo arrivati più o meno lì, che mi dice che un corpo di massa M, anche quando sta fermo, e quindi non c'ha energia cinetica, quindi questo è uguale a zero, c'ha un'energia per il fatto di avere una massa. Oh, vabbè, piacere, che mi significa? È vero, cioè è fisica o è soltanto un accidente, una costante in più questa? È fisica perché poi si vede che in alcuni processi può accadere che si libera energia e diminuisce corrispondentemente la massa. Ma in generale, questa è la cosa importante, dire che l'energia e la massa sono la stessa cosa, come si sente spesso e volentieri ripetere, è fuorviante. Perché se l'energia e la massa fossero la stessa cosa, i figli sarebbero una massa di carroni che usano due parole diverse e non dire la stessa cosa, non funziona, non è vero. E non è vero, infatti. È vero dire che esiste una proprietà dei corpi massivi, questo è un concetto intrinseco, di avere un'energia in quanto hanno massa, si chiama energia di riposo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, adesso quello... E scusate, l'ho cancellato, ma avevamo visto che in effetti, come uno poteva immaginare, è proprio vero che se combino opportunamente, mescolando grandezze dinamiche di tipo spazio, grandezze dinamiche di tipo tempo, ci faccio un'invariante, infatti l'abbiamo ricavato questo. Se prendo l'energia dell'impulso e faccio questa combinazione che ricorda il delta x quadro meno c quadro delta t quadro, la stessa cosa trasportata in dinamica, viene fuori una bella cosa che è un invariante. M quadro c alla quarta è quello che è, insomma, uguale a tutti. E quindi questo sostanzialmente, tra l'altro, questa è la relazione fondamentale della dinamica relativistica, perché vi dice che insomma, se voi avete un sistema o un corpo, o un sistema anche di corpi, va bene? Che hanno un'energia totale E e quantità di moto totale P, questa combinazione vi dà un certo numero che si misura in cosa? Mc quadro e energia al quadrato, quindi già al quadrato, quello che vedrà voi, che è quella in qualunque sistema di riferimento io vado a osservare questo sistema. Se mi sposto, se mi muovo rispetto a, vedrò un diverso valore dell'energia, un diverso valore della quantità di moto totale, ma questa combinazione continua a rimanere quella che è, perché è la massa del sistema. Allora, siamo? Perché? La massa non ha energia. Io non ho capito bene se sta facendo. La massa è la massa, l'energia è l'energia. Poi, se la trasformazione, in certi processi può accadere, in certi processi può accadere che c'è una conversione di massa in energia o viceversa, ma in certi processi, sotto certe condizioni,
e a parte il discorso, poi ci arriviamo, non è vero in generale. Voglio dire, molto banalmente, allora facciamo, no, non lo facciamo, facciamo, andiamo per pezzi, poi ci arriviamo, voglio fare, nell'ordine che adesso volevo fare, due o tre ulteriori passi avanti per far vedere con questa roba che ci si fa e alcune questioni concettuali di sfondo che chiariscono anche questa storia della massa dell'energia e compagnia. Però prima di arrivare a parlare di massa dell'energia, adesso queste se le mie volte purtroppo ci faccio servire un altro due o tre lavagne uguali, cancello tutto e sì, sì, ci siamo. Allora qui si capisce perché non si può portare un corpo alla velocità della luce, perché quando arriva a velocità molto elevate la massa diventa talmente grande che quello non accelera più e al limite ne fa più e quindi fino alla velocità, d'accordo? Si dice, si sente con l'elettricità, si è sbagliato. Sbagliato tecnicamente. Adesso se volessi fare una cosa che faccio perché qualcuno non mi segue, vi potrei far vedere facendo un integrale del cavolo che si può dimostrare che a partire da questa cosa si può portare un corpo alla velocità della luce anche se la massa va con quella lì. Quindi è proprio tecnicamente oltre che concettualmente sbagliato. Fine, scordatevi, la massa non dipende dalla velocità. Qual è il ragionamento giusto? Se voglio fare l'equivalente di questa cosa in relatività, devo ricordarmi che questa in realtà anche in meccanica classica dipende, la vera legge è questa. Questa è una derivata, se voi rimettete c'è delta, non fa molta differenza. Siccome in meccanica classica P è massa per velocità e la massa è una costante, questo diventa M dv su dt, cioè MA. E ci abbiamo la buona vecchia legge. In relatività, questa è ancora buona, ma P non è più mv, ma è m gamma v. Quindi quando faccio questa derivata, m è sempre una costante, però un po' c'ho questo pezzo qua. E un po' c'ho sto pezzo qua, le cose diventano un pochino più complicate. E questo è uguale, questo è m gamma e questa dv su dt è l'accelerazione. Ma poi c'è un altro pezzo. Se la forza è semplice, già qua vedete che è una bestia brutta, perché questo c'è una variazione notevole, insomma è un pezzo complicato, questo aumenta, tra l'altro qui si vede una cosa, questa è davvero una cosa nuova, la forza non è più parallela all'accelerazione, dipende, perché questa è una relazione vettoriale e se la velocità non è, se la forza non agisce nella stessa direzione della velocità, forza, accelerazione e velocità non sono parallele fra loro e in realtà la forza risulta, diventa un tensore, è una cosa maledettamente complicata perché
l'accelerazione può essere diretta in modo diverso con la velocità, e quindi la direzione di questo vettore è una bestia buffa assai. Da qui nasce il frequente problema, che è una delle origini storiche di questa faccenda, che ancora ci tiriamo dietro. Se ho una particella che faccio girare un campo magnetico facendole fare un moto circolare uniforme, come si fa appunto per studiare le traiettorie delle particelle cariche in un campo magnetico, no? Questo moto è un moto fatto così: la forza è una forza centripeta che tira verso il centro, ma la velocità è perpendicolare alla forza. Quindi è una situazione in cui V è perpendicolare all'accelerazione. Questo termine qua è zero, perché non c'è componente di forza parallela alla velocità, e c'è soltanto questo. In quel caso la massa è non la massa. Allora qui cominciamo a distinguere, se non è importante, due concetti che in meccanica classica sono uguali e qua diventano diversi. In meccanica classica si vede da qua massa, che è questo coefficiente, o inerzia, cioè resistenza all'accelerazione, sono la stessa cosa. Infatti uno dice la massa inerziale. La massa è la massa ed è anche la misura della resistenza che un corpo oppone all'accelerazione quando è sollecitato da una forza. Qua l'inerzia è una bestia strana. La massa è questa. L'inerzia dipende da come la forza è diretta rispetto alla velocità. In particolare, se la forza è diretta perpendicolarmente alla velocità, questo pezzo non c'è e l'inerzia è questa. E questa si cresce con la velocità, è giusto? No, l'inerzia è il rapporto fra forza e accelerazione, quindi è questa. Se la forza è diretta lungo la direzione della velocità e quindi sto cercando di aumentare il modulo della velocità della particella, c'è tutta questa espressione da tenere in conto, e risolve questa equazione differenziale, lo lasciamo fare agli ingegneri che costruiscono gli acceleratori delle particelle, perché diventa subito una faccenda non direttamente complicata. Che qui c'è questo termine che va giù con la radice, la tremezza, insomma, è complicato. Il messaggio semplicemente è: quando si parla, si comincia a parlare di masse e di inerzia in relatività, è meglio stare attenti al linguaggio. Allora, la massa è la massa, punto. L'inerzia è un'altra cosa, e inoltre dipende, cosa che non esiste in meccanica classica, dalla direzione in cui spingo, fatemi dire così, insomma. A seconda della direzione della forza rispetto alla velocità della particella, l'inerzia è diversa ed è maggiore nel caso di una forza longitudinale, quando cerco di spingerla, di accelerarla nel senso di aumentarne la velocità, ed è per questo che non posso portarla alla velocità della luce, perché c'è questo pezzo qua. In questo caso, quando giro, la velocità non aumenta, cambia solo direzione, come noto, ma non sto dando energia alla particella, lo sto soltanto deflettendo, e equivale in quel caso con questo pezzo. Quindi usare questo pezzo nell'equazione di prima è proprio sbagliato concettualmente, porta a un risultato errato matematicamente a prima. Dopodiché F uguale ma è meglio lasciarla perdere, perché l'equazione del moto in relatività esatto fa soltanto gli ingegneri che progettano gli acceleratori, perché sono complicatissime con questa roba. Posso fare una domanda? Allora, l'inerzia, quindi nella formula della relatività, io non ho capito da cosa è rappresentato in quella formula. In quella formula la riscrivo. Sì, era. Vieni, vieni. Allora, questa è la massa, giusto? Questa è la massa. Questa è la massa. Più qualcosa c'era, MV. L di gamma su dt. T. Ecco, e quindi l'inerzia qual è? Dipende. Però non c'è scritta. Cioè una l'inerzia è la difficoltà. È la resistenza all'accelerazione. Esatto. Va bene. Allora, però non è formalizzata, quindi qui. Che senso? No, ma come non c'è scritta lì? Non è un simbolo preciso, perché mi devi dire, se tu mi chiedi qual è l'inerzia opposta da un elettrone in un acceleratore lineare, in cui quindi la forza agisce lungo la direzione della velocità, io devo prendere questa cosa e dirti, maneggiarla in modo tale da far comparire l'accelerazione derivando qua dentro opportunamente in queste cose, e l'inerzia sarà m gamma, che è questo coefficiente dell'accelerazione, più
il pezzo che moltiplica l'accelerazione, diciamo, perché in quel particolare pezzo, che in quel caso è diverso da zero. Ma è sempre un coefficiente dell'accelerazione, l'inerzia? Alla fine diciamo, è una grandezza che dimensionalmente è una massa, ma è concettualmente diversa perché varia con la velocità, questo è il concetto fondamentale. L'inerzia varia con la velocità e dipende dal particolare tipo di moto e quindi di forza che sto esercitando. La massa è un invariante. Massa e inerzia non sono più la stessa cosa. Oh. Altre due domande. Ma vai. I postulati della relatività ristretta non erano che in qualunque sistema di riferimento inerziale le leggi della fisica sono stesse? Sì. E non è in contraddizione con questo? No, perché? Perché se la legge della fisica, secondo la quale se io applico una... Ma questa non è una legge di fisica, questo è uno schifo. Questo è un accidente locale che serve a descrivere la traiettoria di un corpo in quel particolare senza riferimento. E non è una legge della fisica se applico una forza a un corpo e il corpo accelera? Ma detta così non è una legge della fisica. Vabbè, anche qui c'è scritto che però... si applica una forza a un corpo accelera, certo. No, non sono convinta, nel senso che io ho sempre pensato che se io applico una forza a un corpo, anche se devo accelerare un elettrone, gli devo dare un impulso. Devi dare un sacco di calci nel sedere, sinceramente. E io ho sempre pensato che la legge fosse in qualche modo invariante. Invece ora... La legge di Einstein ti dice che se tu, in qualunque sistema di riferimento sia, tu premi un elettrone che va a una certa velocità e lo sottoponi a una, per esempio, lo fai passare tra due poli, tra cui c'è una differenza di potenziale di tot, la sua energia cinetica aumenterà di tot. Invece sulla forza no. Sì, anche sulla forza, però non formalmente. Ma comunque questa in realtà è una schifezza che non per dimenticarsi. No, e poi la seconda cosa, se non mi ricordo da lui è stata la forza è sbagliata. A me avevano detto, si dimostra che la massa inerziale e la massa gravitazionale sono coincidono solo quando studierete relatività generale. No, allora aspetta, quello è una cosa più complicata, non voglio parlare di relatività generale. In realtà quello che ti dicono a scuola, quando si parla di questa quota delle masse, dicono la seguente cosa: si introduce la massa come coefficiente di proporzionalità fra forza e accelerazione, esatto, e la si definisce massa inerziale. Esatto. Poi si dice, se io poi faccio che scansercio, quello è sottoposto a una forza che dipende da una cosa, l'accelerazione, la forza dice la massa gravitazionale, è quella, cioè. La massa nella presentazione standard, diciamo, della meccanica ha questo doppio significato di inerzia, come inerzia uguale ma, e di massa gravitazionale, cioè quella proprietà per cui i corpi si attraggono secondo la legge di Newton, eccetera. Poi si dice, queste due masse sono uguali. La ragione profonda per cui queste due masse sono uguali la capirete quando studierete la relatività generale. Benissimo. Ma siccome noi, la relatività generale, non ne parliamo, non avrà un mistero anche qua dentro. Però è una cosa molto profonda, naturalmente. Per ora rimangono diverse, perché siamo in ristretta, però in un'ottica più generale... No, quello che sto dicendo di massa gravitazionale non ne ho parlato per niente, ti sto solo dicendo... No, non ho parlato di massa gravitazionale. Ti sto solo dicendo che la massa in relatività, in questo schema che vi ho presentato, non è più la... come nella buona vecchia meccanica, la misura dell'inerzia sono due cose diverse, punto. La massa gravitazionale, tutto questo non c'entra niente. Scusa se mi permetto, però, aveva detto, è uguale del T in del T, quella rimane uguale.
Cioè, quella è la legge fondamentale che rimane la stessa e tutti i sistemi di riferimento per tutte le velocità, solo che per velocità alte poi utilizziamo. Sì, quello è vero. Quindi la... E l'MA che non va bene, del P su del T rimane la stessa. Sì, però la formula di prima forse. Ma è la stessa, è solo che l'MA non si può utilizzare perché M. La formula di prima diventa appunto un'eresia raccogliere M, dire che F, M, gamma, di V, eccetera. Se metto M, M, se lo raccolgo, alla fine mi trovo un A dall'altra parte. Esatto. È uguale. È uguale. M è lo stante, è la massa. No, quello perché quello diventa due pezzi. Sì, ma se adesso faccio divido tutte e due, M diventa la massa inerziale. M? No, no, perché la massa inerziale, come lo, se, dipende dalla massa inerziale, ci siamo proprio parlando. La massa inerziale, che cos'è? Sì, sì, sì. È il rapporto fra forza e accelerazione? Eccola. No, quello non è il rapporto fra forza. Questa M non è il rapporto fra forza e accelerazione. È una cosa che è un'altra cosa, il rapporto tra forza e accelerazione, che poi ti complica nel modo che abbiamo detto, è qualcosa che puoi chiamare inerzia e che dipende da, tra l'altro, dalla direzione relativa di forza, velocità e compagnia. Cioè c'hai una inerzia se fai un modo particolare, un'altra, insomma, tutte cose che diciamo più. Cioè, scorporate le due nozioni. No, lì dimensionalmente è una bella accelerazione. No, ma certo che dimensionalmente questo dimensionalmente è la derivata rispetto al tempo di una cosa che è la velocità, dimensionalmente è un'accelerazione, ma questa cosa qua non è l'accelerazione, è una cosa un po' più complicata, no? Cioè che gamma è funzione? Cioè gamma, questa, quella lì è gamma per l'accelerazione più la velocità vettore, per un termine complicato che è del gamma sub t, che è un fenomeno complicato. Comunque, no, che volevo fare a questo? Ah, però perché ho visto che questa cosa torna fuori sempre, allora vediamo un attimo una faccenda diversa, correlata. Cerchiamo di vedere forze. Energia, allora di nuovo, domanda da 100 milioni, famosa, insomma, no? Qual è la massa del fotone? Ma il fotone è zero, però tu mi dici che voi sapete questa cosa qua, giusto? E perché mi dici che la massa del fotone è zero? Perché la sovranità della luce è solo la mano. Il fotone c'ha energia? Sì, sì, sì. No. Allora insomma i casi sono due, adesso sto dicendo l'altra componente, per cui non mi piace il modo canonico. Sì, anche secondo il caso del fotone c'è l'altra componente. Eh sì, ma di nuovo appunto ci sono, è successo, adesso bisogna rimischiare un po' di storia, ma non la voglio perché è complicata. Il modo in cui si è sviluppata la tradizione dell'insegnamento di questa roba e il modo in cui mi sembra meglio dirla. Normalmente, quello che succede, che origina parte delle domande che stanno venendo fuori, no? È che nella maggior parte, anzi nella quasi totalità dei manuali di fisica da scuola media superiore, quando si accenna un po' a queste cose, e in larga parte ancora, anche in quelli di prima, prossimo, anche a livello superiore, si presenta tutta questa cosa in questo modo. Si dice che la massa è dipendente dalla velocità secondo questa relazione. O se volete, poi si dice quindi l'energia è mc quadro e la quantità di moto a parte i vettori insomma è m1, dove con m
si intende tutto questo pavocchio. Dopodiché cambia poco, perché se lo sviluppassi questo sarebbe M0 gamma C quadro, questo è M0 gamma V, e quindi esattamente quello che avevo scritto prima io, salvo che la chiamo M0 invece di chiamarla M, ma ci mettiamo d'accordo, ci capiamo, e i fisici hanno campato tranquillamente per quasi 100 anni, capendosi perfettamente, usando l'uno o l'altro di questi linguaggi. Dopodiché questa qua generalmente si chiama la massa relativistica, che è quella cosa che cresce con la velocità e diventa infinita quando la velocità arriva, perché questa è la ragione per cui non si può, eccetera, eccetera, eccetera. Però allora io quello che chiedo semplicemente a chi insegna questa roba è di essere onesto. Se vuoi usare questo linguaggio e sei libero di farlo, mi devi dire che il fotone ha massa, basta. Me lo devi dire, se no mi stai imbrogliando, oppure non me la stai raccontando tutta. Perché se questa è la relazione, questo mi dice che, questo mi dice la cosa che qualcuno diceva prima, che energia e massa sono la stessa cosa, proprio, letteralmente, in tutti i sensi, in tutte le situazioni, e allora mi dispiace che i fotoni hanno massa. Dopodiché uno dice, ma che c'entra? Il fotone ha massa a riposo, nulla. Fatemi vedere un fotone a riposo, please, e ne parliamo. Però mi sembra che sia un po' difficile. Allora, mi sembra molto preferibile evitare questo concetto che Einstein non ha mai usato e che è un relitto della fisica di fine 800, della massa che dipende dalla velocità. Poi se volete posso pure raccontare com'è che venuta fuori questa cosa della massa che dipende dalla velocità a fine 800, e scrivere esplicitamente la cosa come l'abbiamo scritta prima, di cui non ci sono possibilità di equivoco da questo punto di vista, perché se io scrivo questo e questo, funziona benissimo. Questo qui, un oggetto, scusate, posso benissimo contemplare l'esistenza di oggetti che hanno massa zero, purché gamma sia infinito, questo può valere quello che gli pare, quindi possono avere energia. Ma perché gamma sia infinito bisogna che la velocità con cui si muove l'oggetto sia la velocità della luce, e per l'appunto i fotoni fanno questo e non possono fare altro per l'altro. Quindi va benissimo. E non c'è problema. Questo coso qua è la stessa solfa. Quello che si muove la velocità C e l'impulso è quello che è. Dopodiché per il fotone vale ovviamente questa relazione. Infatti è quadro meno più quadro C quadro fa 0, perché la massa di un fotone è 0. Il suo invariante dinamico relativistico fa 0. Fine. Va bene? Più o meno. Allora vabbè, diciamo, adesso non è che c'è molte altre cose da fare, però voglio fare un paio di esempi di cose divertenti. Intanto una cosa linguistica proprio, no? Chissà che l'abbiamo già detto l'altra volta, non mi ricordo. Ma se chiedete, appunto, io vi chiedo, voi andate a chiedere a qualche fisico che fa sto mestiere, insomma, quant'è, che ne so, la massa dell'elettrone? No? Che vi dice? 2 millesimo della massa del protone, va bene, ma quant'è la massa del protone? Ma come te la dice tipicamente? A riposo? No, a riposo non esiste, esiste la massa e basta, a riposo non c'è la massa, non c'è la massa. No, normalmente, se tu prendi il libro, insomma, di fisica, trova, che ne so, la massa del protone è, non mi ricordo, 1,67 per 10 alla meno 27 kg. Poi dividi per 2000 e fare 1800 quello che è, fare massa dell'elettrone è 9,1, non mi ricordo più, per 10 alla meno 21 kg. Non sentirai mai un fisico che ti dice questi numeri. Un fisico ti dice che la massa dell'elettrone è mezzo mezzo. Oppure ti dice che la massa del protone è circa un gelo. Allora, tanto, scusate, linguaggio di base. Queste unità, sapete di che sto parlando? Elettronvolt. Che è elettronvolt? La misura di...
strettamente parlando, un elettronvolto è una misura di... Di corrente. No, C. In particolare, banale, so, il fattore di conversione è un elettronvolt è... È l'energia che acquista un elettrone quando passa attraverso la differenza di potenziale di volte, quindi per fare la conversione delle unità canoniche di energia, poi da tutti i gesti di un joule, questo è proprio 1,6, è la carica dell'elettrone in coulomb per un volto, quindi è questo. Bene. Da qualche kilo, mega, giga, tera sono multipli, insomma sappiamo, 12 milioni, miliardi, eccetera. Ma il punto di regola precedente, ma allora perché mutare masse, cioè banale a questo punto si è capito, insomma, perché mutare masse in corpo e in unità di energia? Perché semplicemente gli state dando mc quadro. E conti sono presto fatti, prendete un elettrone, calcolate quanto vale sta roba, la massa dell'elettrone è, ci resto faccio i conti a spanne, insomma diciamo 9 per 10 alla meno 31 kg. C quadro, unità canonica, C è 3 per 10 alla 8, quindi C quadro è 10 alla 17. Quindi questi sono joule, cioè quanto sono, adesso che sono, diciamo che 10, 10 di meno 30, 10 alla 13. Ovviamente i conti non vengono esatti perché sto facendo le cose così. Sì. Ma insomma, quindi a occhio e croce, a parte il mezzo, vedete che sono... Se io prendo un mega electron volt sono circa 2 per 10 alla meno 13 e quindi questo è circa mezzo mega electron volt. E dire che diciamo meno. Scusate, e dire che si dà l'energia perché l'elettrone è un'onda. Comunque l'onda c'è. No, questo poi dopo se volete abbiamo un altro che. No, si dà energia perché semplicemente sta usando il fatto che nell'espressione, quello che abbiamo visto prima, l'espressione dell'energia c'è un pezzo che è l'energia di riposo, che è l'energia che un corpo ha in quanto ha massa, no? Più il pezzo di energia cinetica è questo qua. Tu chiami questo la massa, in questo senso c'è un'equivalenza tra massa e energia, cioè nel senso di dato un corpo che ha massa, in quanto ha dato un corpo che ha massa, indipendentemente dal fatto che si muova, il che gli conferisce una certa energia cinetica, no? Posso assegnare a un contenuto di energia che è la sua massa convertita in energia via questa cosa. E quindi in genere direttamente si usa questo linguaggio che per rigore è proprio di dare le masse degli oggetti elementari in unità di energia. Vabbè, sto dicendo questo. Ti sto dando direttamente il valore di mc quadro, quindi l'energia, la massa di un protone, siccome è circa 1800 volte quella di un elettrone, è circa 900 rotti mega elettron volt, cioè spicci un genere più o meno, uno per un miliardo, eccetera. E questa è soltanto una questione terminologica per dire perché si usa. Significato è quello, d'accordo? Allora, che si può fare? Qua si può fare una cosa carina. Dunque, che però richiede una nozione che non so se è ovvia, insomma, forse non è per niente, ma insomma. Ci sono le particelle, insomma, no? Allora, quali sono le particelle che conosciamo? Perché non c'è il costo della storia, insomma, fa l'elenco, no? Prima, all'inizio c'era l'elettrone, diciamo se volete, la prima particella elementare in qualche modo è stata scoperta e studiata l'elettrone. Poi si è capito che ovviamente l'elettrone era un costituente dell'atomo, era una cosa forse un po' più complicata. E allora il livello atomico, le cose, e ci stanno i nuclei. Nei nuclei ci sono invece altri, perché l'atomo è neutro, non lo dà, tutto ci stanno i nuclei di idrogeno che sono i protoni, e vabbè, quindi abbiamo gli elettroni e i protoni. E questa è la zoologia delle particelle elementari di cent'anni fa, la stiamo. Più, se volete, qui però le
particelle di luce, i fotoni, che sono quelle cose a massa nulla, che sono, diciamo, i componenti granulari della radiazione elettromagnetica, di cui si può pensare comporta la radiazione elettromagnetica quando interagisce con la materia. E quindi c'è i fotoni, elettroni e neutroni. Poi che succede? Poi a un certo punto arriva il neutrone nel 1932, che tra l'altro crea dei problemi molto interessanti, perché poi volevano farti gli atomi prima che si scoprisse il neutrone, questa è un'altra storia molto divertente. Poi la congettura sul neutrino, che poi viene scoperto molto più tardi, insomma, diciamo, compare sulla scena teorica, perlomeno per spiegare certe cose. E poi però arriva soprattutto una cosa, muoni. Muoni, sì, poi a un punto arrivano i muoni e poi arriva il Dio, però prima ancora arriva un'altra cosa importante, che non... allora questi oggetti che abbiamo menzionato finora sono quelli di cui è fatto il mondo, protoni, neutroni, elettroni e fotoni, questo è il mondo che abbiamo intorno, insomma. Molto più... Terra terra però non molto... Insomma, c'è il protone, che è? L'antimateria, che è prima? L'antimateria? Ah, l'antimateria. L'elettrone è così tanto, si trova. L'elettrone è vero. Arrivano questi. E adesso, di là che come arrivano, chi vede, chi li ha preghietti, l'equazione di Dirac, non questo è il problema. Insomma, si scopre, usiamo questo termine, va bene? Che non ci sono, ma in certe condizioni vengono prodotti, delle bestie che sono a tutti gli effetti, per il momento c'è solo questo, poi arrivano tutte le altre antiparticelle, ma questo arriva molto più tardi, insomma, gli antiprotoni, gli anti tutto, insomma. Ma la nascita, di nascita di questa idea è quando, con la scoperta di questo sperimentale, di questo oggetto che era stato previsto teoricamente. Che ha la caratteristica interessante di questo oggetto è che non lo si trova normalmente in circolazione, può venire prodotto in certe circostanze particolari, e quello che fa è che tipicamente schiatta subito appena incontra il suo fratello gemello di carica opposta, quello che si chiama annichilazione. Elettroni e positroni, se si vedono, muoiono, diciamo, e fanno, naturalmente però devono lasciare qualcosa, cosa? Energia. Quello che sia, non importa, l'energia che c'hanno dentro, che quella si conserva, okay. E analogamente può accadere, ed è così che si può produrre, che sotto certe condizioni, realizzando certi processi opportuni, si possono produrre in coppia un elettrone e un positrone, purché siano soddisfatti del tutto. Ok. Allora, quindi mi serve solo questa idea dell'antimateria, ma in questo senso, insomma, esistono le antiparticelle che a differenza sono instabili e che annichilano quando si incontrano con... Allora, provate a fare il seguente giochino. Prendete... Questo è quello simbolico che indica, questo è un fotone, fa spasso in quella direzione. E c'è una certa energia. Poi c'è anche la quantità di moto. Quant'è la sua quantità di moto? C'è la velocità con cui si muove, che è la velocità della luce. Ma se c'è un'energia E, quant'è la sua energia, la quantità di moto? E quello adesso prendete, vediamo un po', un sistema fatto così: due fotoni vanno a spasso così. Bene. Ah, scusate, quant'è la massa di questo fotone singolo? Adesso ne prendete due che vanno a spasso così. Quant'è l'energia totale del sistema? Quanto è la
quantità di moto del sistema. Quant'è la massa del sistema? Ci ha catalizzato a me. Adesso prendete, immaginate una cosa che mi ha mandato. Uno che fa così, l'altro che fa così. Quanto è l'energia di questo sistema? 2. Quanto è la quantità di moto totale di questo sistema? 0. Quanto è la massa di questo sistema? 0. No, manco per niente. La massa di posto di nulla. Nella stessa direzione. Questa volta questo è 0. Quindi quel sistema lì ha massa. In un senso proprio. Vuol dire una cosa molto precisa. Che mentre se adesso questo è una schematizzazione di altri, poi discusso le condizioni fisiche in cui queste cose si possono realizzare, eccetera. Ma se io prendo due fotoni, diciamo, che vanno per così, quindi non mai succede niente. Se prendo due fotoni per così, e questi fanno accapocciate, possono materializzare, se c'è abbastanza energia, massa, per esempio una coppia elettrone-positrone, cioè fare massa, perché quel sistema ha massa. Perché il che porta a un'altra conseguenza molto divertente, inedita se volete, la massa non è una proprietà additiva, a differenza di meccanica classica. Un chilo più un chilo, adesso questa è una battuta chiaramente, può fare 2 kg, ma può fare anche, dipende da quanto vale questa roba sostanzialmente, da questo è l'oggetto fondamentale, insomma, d'accordo? Quindi da questo, notate che se uso questo linguaggio e quello che sto usando qua, la differenza tra questa situazione, se volete, e questa è immediata, no? Questo sistema non ha massa, questo sistema ha massa e questo composto è una fisica diversa, insomma. Se usassi il linguaggio della massa, io dovrei dire che questo sistema e questo sistema sono uguali, perché tanto tutte e due mc quadro e la stessa energia è quello che un po' complicato. Perché la quantità di moto è 0? Perché la quantità di moto è un vettore. Ah, vabbè, quindi se guardi così e tu vai così, tutte e due si muovono, ma la quantità di moto è 0 in quel caso. È diverso, dipende dalla. Allora, questa cosa della quantità di moto adesso i fettoni lasciamo perdere. C'è l'ultima cosa divertente che volevo farvi vedere, poi dopo si dice che la ruota libera confondersi ulteriormente. Ma quindi la massa, dopo quest'ultimo esempio, perché io la massa non è come si quello che si dice la quantità di materia. La quantità di materia è un concetto che non so cosa che vuol dire, insomma, è intuitivo. Guarda, la massa è la quantità di materia, però, meno allora, come la quantità di moto è la quantità di movimento. Esatto. Sì, certo, all'inizio nasce definendola, cercando di definire più una cosa intuitiva della quantità, però quindi la quantità di moto è adesso non è energia. La massa è quella proprietà invariante di un sistema di particelle, di un corpo o di un sistema di corpi che sta scritta in invariante dinamico relativistico. È quella particolare combinazione di energia e quantità di moto di un sistema. Che te lo devo dire? Ed è quella con cui ci facciamo le cose, insomma, quella fine. Se poi sia la quantità di materia, mi pare vaga come. No, voglio dire, cercavo la definizione giusta. La massa è l'invariante. La definizione giusta potrebbe semplicemente essere quella, in qualche senso. Allora, cose interessanti che succedono con. Se uno prova a fare qualche giochino con questa cosa qua. Ma
Ma per esempio, una cosa che uno può fare al volo, per esempio, gli esercizi numerici, banali, insomma. Se può materializzare una coppia elettrone-positrone facendo interferire, interagire in qualche modo due fotoni di luce rossa? Fate i conti. No, questo non lo possiamo fare però per una ragione molto semplice. Perché c'è una cosa di cui prima non abbiamo parlato e che è come l'energia di un fotone è correlata alla sua frequenza. Questo ha a che fare con la fisica dei quanti, tutta un'altra storia. Allora, vediamo un po'. Però ti basta dire che i della luce sono un millesimo. No, ma devo avere la scala numerica, le cose servono per fare un minimo riporto cognitivo, mi serve H, mi serve la frequenza. Poi. Però insomma la risposta è no, perché diciamo perché? Dal punto di vista puramente dell'energia, quello che dovrebbe accadere, potrebbe, non è una cosa del genere, io ho questi due oggetti che hanno la possibilità, c'è un'energia depositata dentro questo sistema, quando questi si incontrano potrebbero scomparire e dar luogo ad altri, per altre manifestazioni di energia, la stessa però, per esempio depositata sotto forma di massa di una coppia di particelle con un elettrone e un positrone. Però per fare questo bisogna che l'energia, nel caso dei fotoni incidenti, deve almeno essere uguale a due volte l'energia di riposo di un elettrone, perché se no non ce n'è abbastanza. Se uno si fa i conti, scopre che due volte l'energia di riposo di un elettrone è un MeV, e l'energia tipica di un fotone emesso da una radiazione luminosa come la lampadina è di qualche elettronvolt, e quindi stiamo sotto di circa un milione per fare questa cosa, quindi non si può fare. Per fare questa cosa si può fare, sì, si può fare, ma anziché la luce emessa dalla lampadina devo usare la radiazione elettromagnetica di frequenza circa mille volte superiore, insomma, quindi un milione, qualche elettrovolt, qualche medio elettrovolt, insomma, però, e quindi ci servono i raggi gamma, insomma, invece che la radiazione della luce. Ma invece una cosa che voglio far vedere, che secondo me è carina, perché fa vedere come quando uno passa dalla meccanica classica a questa roba ci sono delle cose che cambiano in maniera veramente macroscopica, è la seguente faccenda. Tutta questa roba poi di fatto chi è che la usa? Appunto, lo dicevamo l'altra volta, insomma, chi è che ha a che fare davvero con le particelle elementari? Con queste cose che... Fisici delle particelle elementari che giocano con le LHC, insomma, con quelle robe là in cui ci sono oggetti che viaggiano a velocità, oppure quei cosmologi e astrofisici che hanno a che fare con distanze taniche, eccetera, eccetera. In particolare, i fisici delle particelle cosa fanno? Da sempre. Da sempre vuol dire da sempre, cioè dai tempi di quando hanno scoperto l'elettrone, che è la prima particella, per sapere come è fatta sta roba, che proprietà c'ha, la tecnica è sempre stata quella, salvo aumentare di scala delle energie nelle cose. Fanno infatti, è come dico io con la metafora, se tu c'hai una scatola nera e non la puoi aprire per vedere cosa c'è dentro, fuori di metafora, tu non puoi andare a guardare un protone e dire scusi lei, allora, o un nucleo, no? Direttamente, allora che fai? Dai il fracco le botte e vedi come reagisce. E da come reagisce capisci qualcosa su come è fatto, dopodiché dare un fracco di botte è una metafora per dire faccio un bel botto, per esempio, questo proprio si può fare un fracco di versino, tra l'altro c'è qualcuno che l'ha inventato questo con il giocattolo, come lo kit per le scuole, si danno dei ragazzini tante scatole di cartone, da scarpe, chiuse, riempite dentro di varia roba, ma loro non lo sanno, e poi gli dai degli spilloni. E loro devono scoprire cosa c'è dentro le scatole. Fondamentalmente la tecnica è quella, vai là a sciabolare e a seconda di come interagisci con loro, se magari ti potrebbero dare anche la pistola per sparare lì dentro, insomma tu vedi che succede, perché è quello che ha fatto l'altro, che ha scoperto le scatole, non tutte vuote, che c'è un pallocco di cuocere, insomma. Quindi alla fine la tecnica è quella, prendo dei proiettili che sono delle particelle elementari veloci, più o meno energetiche, li sparo sul bersaglio di cui devo studiare certe proprietà e vedo che succede, insomma, no? E quindi alla fine, prima con i tubi catodici, poi con alla fine la gente si inventa gli acceleratori di particelle per costruire
fasci di particelle sempre più veloci che vanno a sbattere da qualche parte e fanno un parocchio. Allora, questa cosa è un po' stupida, nel senso che non è stupida manco di niente, è molto intelligentissima. Diciamo, l'idea qual è? Uno costruisce veramente questi macchinoni in cui opportune combinazioni anche elettriche, anche tu porti per esempio un fascio di protoni a una certa energia, che è meglio dire che a una certa velocità. Piccola notazione linguistica, è chiaro che se aumenta la velocità aumenta l'energia, però se avete capito come funziona quella cosa, quando siete a velocità molto alte, enormi aumenti di energia corrispondono a piccolissimi incrementi di velocità, perché lì gamma c'è quell'andamento. Posso dire una cosa? Il discorso di costruirlo sempre più grande è anche per diminuire la componente centripeta della materia che sta circolando, di protone che sta circolando. Lei prima ha fatto vedere il discorso di no la... perché no perché che senso motivo per farmi sempre più grandi, più stretto è e più che la componente centripeta è rilevante. Ma, mica tanto, perché la componente centripeta dipende dal raggio, ma dipende anche dalla velocità. Certo, sì. E quando però più largo il cerchio, tu lo fai sempre più grosso perché ti vuoi mandare sempre più veloce. Sì, questo. Quindi in realtà la forza che ti serve per tenerti sulla proiezione circolare è sempre più grossa. Infatti, diciamo, in generale è sempre più costoso e dispendioso anche in termini energetici costruire. Quello che tu vuoi fare è costruire un affare che ti porta il tuo fascio, le tue particelle accelerate a una certa energia, no? E in genere c'è una relazione semiempirica per cui col crescere del raggio di queste macchine cresce l'energia massima a cui puoi portare i tuoi oggetti. Allora, perché vuoi energia? Perché poi a un certo punto li tiri fuori, li fai sbattere su un bersaglio, no? E lì succedono cose di vario tipo, reazioni, processi nucleari, protoni che vanno su protoni, una volta protoni, antiprotoni, tutto quello che ti fa l'attenzione. Adesso però quello che succede è che in questo modo si spreca un po' di energia, si spreca l'energia, si spreca vuol dire la seguente cosa, e vediamo di capirlo prima con un esempio classico. Tanto l'idea è la stessa, io ho degli oggetti, voglio studiarli, li faccio sbattere tra loro e vedo come reagiscono, no? Allora, una cosa del genere la faccio, per esempio, se voglio testare un prototipo di automobile. Che faccio? La piglio, la mando a sbattere contro l'altro, faccio un bel frontale, pa! Molto costoso. Quindi qui c'hai il tuo oggetto di massa M, che ha una certa velocità V, e lo mandi a sbattere contro un altro oggetto simile, fermo. E che succede? Succede che faccio una cosa del genere? No, l'urto che viene è un bel botto tra due automobili che si incastrano una dentro l'altra. È un urto completamente anelastico, come si dice. Ma che succede, grosso modo, qualitativamente? Questo arriva qua, questi fanno il botto, quello gli si attoccia dentro, si deforma, così, no? Ma il tutto che fa? Resta fermo? Perché? Produzione di energia. Come? Produzione di energia. Produzione, non c'è nessuno. Quello che succede è che questo inizialmente l'energia del sistema si conserva totale. Questo inizialmente sta fermo, quindi stiamo ragionando a fisica classica di energia zero. Questo c'è la sua brava energia cinetica, un metro per un quadro. Quando sbattono, succedono due cose. Una parte dell'energia iniziale è servita a fare il botto, cioè a accartocciare le macchine. Però io non posso usarla tutta per accartocciare le macchine, quindi fare un botto come mi piacerebbe, perché si deve conservare anche la quantità di moto. E quindi il sistema finale
fatto dalle due macchine accartocciate, deve continuare a muoversi in quella direzione. Allora, situazione finale, questo è prima. Dopo dovete avere un palloccone tutto scrafagnato di massa 2m che si muove con velocità 1 mezzi per conservare la quantità di moto. Quantità di moto prima mv, quantità di moto dopo mv, quella è la legge di conservazione. E allora vedete che l'energia prima è tutta l'energia cinetica sua di lui, un mezzo di un quadro. No? Dopo ciò il pallocco, energia dopo, è uguale all'energia cinetica del pallocco. E quant'è questa? È un mezzo di 2m per un mezzo al quadrato. Cioè se fate un quanti è un quarto mv quadro. Più l'altra energia è quella del botto, è l'energia che è andata a deformare. Quindi quello che succede tipicamente in un processo del genere in fisica classica è che metà dell'energia è sprecata. Investi una certa quantità di energia nel portare la tua automobile, diciamo, il tuo proiettile a una certa velocità, lo fai sbattere contro un proiettile simile fermo. Metà dell'energia complessiva iniziale se ne va nel botto e l'altra metà però continua a essere moto, l'energia cinetica, d'accordo? Quindi te sprechi e classicamente lo spreco è esattamente il 50%. Metà se ne va in botto e metà se ne va in... rimane come forma, come energia cinetica. Quindi allora, è l'energia del botto che si perde. Lei dice si perde. No, molto, sì, me ne perdo un po', io vorrei fare un botto più grosso possibile, e invece se all'inizio ho tot di energia, più di metà di questa non la posso usare, perché l'altra metà necessariamente me la devo ritrovare alla fine come movimento e quindi non fa botto. Allora dico, allora gli faccio una furbata. Invece di fare questo, faccio questo botto qua. Invece di mandare un'automobile, il mio prototipo a 100 km all'ora contro un prototipo simile fermo, li mando uno contro l'altro frontali a 50 km all'ora relativi. Notate, il principio di relatività, il botto è lo stesso, perché ho semplicemente cambiato il sistema di riferimento. La fisica è quella, quindi il botto è quello. D'accordo? Però quello che succede è che nel nuovo sistema di riferimento, questo qui in cui li faccio andare uno contro l'altro, la quantità di moto totale è zero. E quindi tu, quando questi fanno il botto, fanno così. E là rimangono. Quant'è l'energia totale? È due volte l'energia cinetica di quelli iniziali, cioè è ancora questa. È la stessa, è un mezzo mv quadro. Solo che stavolta io faccio lo stesso botto, cioè faccio la stessa fisica, no? Ma consumando metà energia, perché la butto tutta nel botto stavolta. Non me ne serve che avanza dopo per il moto del centro di massa del sistema, perché il centro di massa del sistema è fermo in questo sistema di riferimento. Ok? Quindi diciamo, dal punto di vista del costruttore di automobili che vuole testare l'efficacia di un prototipo facendolo sbattere contro il fusibile, è più intelligente fare botti in cui invece di fare grande velocità su autoferma, mezza velocità una contro l'altra. Spray, botto uguale, consumo di benzina se volete o comunque energia da mettere nel sistema la metà. Quindi ci guadagno il 100 più 50 euro. Il fattore è più grande. Allora uno dice, vabbè, questa è una cosa molto banale, insomma, se io voglio quanta più energia possibile dentro il fenomeno fisico che mi interessa, che è l'urto, meno ne spreco per far camminare le cose e meglio mi sento, e quindi la cosa migliore e mettermi in un sistema di riferimento in cui la quantità di moto totale è zero, si chiama il sistema del centro di massa, per cui lì alla fine, dopo tutto, questi semplicemente restano fermi e tutta l'energia che c'avevo inizialmente va nello scomparso. Il guadagno è un fattore 2. Allora uno dice, allora per
perché questa cosa è vera anche in fin di conti quando parliamo di protone su protone, è la stessa cosa, invece del prototipo su prototipo di automobile, sto parlando della fisica, è la stessa. Grazie. Quindi uno dice, invece di fare questo giochino, no? Cioè costruisco l'acceleratore, porto il mio protone, per dire, supponiamo di far collidere protoni su protoni, ad alta energia o a alta velocità, quindi alta energia, poi lo tiro fuori, lo faccio sbattere su un protone fermo, e vabbè, però non è molto conveniente perché ovviamente per le stesse ragioni, qualitativamente per ora, non tutta l'energia va nel botto, dove qui il botto può significare per esempio la produzione di coppie di particelle e antiparticelle di grande massa, in elio, cose strane, succede tutto, no? E quindi uno dice anche qui potrebbe essere più intelligente fare la stessa cosa, invece di e poi zoom su un bersaglio fermo, facciamoli fare una cosa di questo tipo, facciamoli fare accaniate uno contro l'altro con normalmente qui è un po' più complicato perché un conto è pigliare l'automobile e mandarla contro il muro, oppure pigliare l'automobile e fare uno contro l'altro c'è un po'. Costruire una macchina che fa questo lavoro è una faccenda un pochino più complicata, ma la cosa interessante è vedere quanto ci guadagno. Per cui uno potrebbe dire, se la fisica fosse più o meno la stessa del sistema automobile, a parte la scala, la complicazione tecnologica di costruire un anello in cui devo far girare questi due fasci di particelle uno verso uno nell'altro in modo che poi si incontrino in quel modo può essere talmente dispendiosa addirittura che forse non vale la pena guadagnare il 50%, che mi frega. Vediamo quanto ci guadagno. Allora, stavolta qui conviene, si può fare un giochino, un conticino semplicino che fa vedere come funziona la cosa. Allora definiamo sistema del laboratorio, quello in cui voi fate questa cosa qua, zac, particella veloce contro particella ferma, e sistema del centro di massa, quello in cui invece fate avvenire l'urto e vediamo come